60 Seconds del sabato, beh, non si può che dedicare un pensiero fra i tantissimi, ma fa nulla, perché ci tengo e ci teniamo, a Piero Angela. Una velocissima riflessione, perché un uomo che ci ha accompagnato, è vero, per decenni sulla TV di Stato, uno di quei volti che insomma hanno letteralmente fatto la RAI, la storia della RAI, perché ha riscosso una simile ondata di affetto, dopo una vita bella, lunghissima, bellissima, ricca di soddisfazioni, come ha ricordato nel suo saluto, scritto di proprio pugno, come è giusto ricordare, perché fra i mille motivi, al di là delle indiscutibili qualità, i ricordi di ciascuno di noi legati a Quark e Super Quark da quando eravamo bambini, perché parliamo, lo accennavamo, di decenni, ma vedete, in definitiva, la qualità, la professionalità, la serietà. Mettiamo in fila questi tre elementi e hai realizzato l'identikit perfetto di Piero Angela e di chi una volta arrivava, aspirava a poter arrivare a determinate posizioni anche di popolarità nei confronti del pubblico, soprattutto in ruoli di un certo tipo, il giornalista, il conduttore, colui che, come Piero Angela, ha praticamente fatto della divulgazione una missione di vita. Vedete, in fin dei conti, senza inutili paragoni, pur riconoscendo che le mode cambiano, che la società evolve, però quei tre elementi restano, si impongono e resta soprattutto il senso di abisso con troppe cose con cui siamo costretti a convivere oggi. Io credo che alla fine sia tutto lì, la sensazione della persona seria e per bene, che buca lo schermo, ma non perché sia un fenomeno, no, come si suol dire oggi, ma perché ti arriva la profonda preparazione e serietà. E questo è senza tempo. Forse dovremmo ricordarci che questi sono elementi senza tempo, di cui dire ancora una volta grazie a Piero Angela.